Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. E volevo presentarvi un attimo questa guida completa che sto preparando con 5 video tutorial relativi al GeoPackage, che, come ben sapete, è un formato geospaziale che può essere visto come un'alternativa o una miglioria stessa al formato standard dello shapefile. Quindi, vediamo velocemente quindi, come ho suddiviso questa guida con 5 video. Quello di stasera, che sarebbe il primo, l'ho chiamato perché utilizzava il formato GeoPackage, quindi andremo a vedere le motivazioni che possiamo insomma, avere per passare dallo standard, diciamo, shapefile al formato GeoPackage. Poi, video 2 ci sarà come creare un geopackage, salvare gli stili in geopackage, importazione ed esportazione di layer e poi come ultimo video salvare il progetto completo di QGIS all'interno del geopackage. Allora, in questa slide volevo farvi vedere le caratteristiche del formato GeoPackage e fare un confronto con le caratteristiche invece del formato shapefile. Quindi, GeoPackage è un formato geospaziale aperto che si basa su SQLite e la sua estensione è GPKG. Queste sono un po' le caratteristiche, quindi le differenze con il formato standard, diciamo shapefile. In giallo vi ho evidenziato quelle che secondo me, ma sicuramente sono quelle più importanti, che sono unico file che può contenere dati vettoriali a raster e possibilità di memorizzare lo stile di vettori. Adesso andremo a vedere mano a mano queste caratteristiche. Allora, prima caratteristica, unico file, quindi GPKG, a differenza dello shapefile che contiene un set di più file. Infatti, come ben sapete, lo shapefile contiene tre file essenziali, che sono l'SHP, l'SRX, il DBF e poi il file opzionale che comunque anche nella creazione in QGIS dello shapefile me lo dà già in automatico, che è il file PRJ, è quello che conserva l'informazione sul sistema di coordinate. Inoltre, il file GeoPackage può contenere sia dati vettoriali che dati raster. E cosa importante, mentre lo shapefile può contenere una sola classe di oggetti, quindi io quando andrò a creare uno shapefile deciderò se lo shapefile è punti, linee o poligoni. Al contrario, il GeoPackage può contenere all'interno, essendo proprio un pacchetto, può contenere anche feature, elementi puntuali, poligonali e lineari, quindi tutto all'interno del pacchetto GeoPackage, come vi ho detto, potremmo avere dati vettoriali misti di varie, diciamo, tipologie e file raster. Quindi diciamo che la caratteristica dell'essere un file unico sicuramente mi evita magari certi errori che possono essere quelli di dover trasferire i file e quindi dover fare, diciamo, un file zippato, mettere tutti i file all'interno e stare attento nel rinominare uno shapefile, ricordarsi di rinominare tutti i file. E mentre il GeoPackage, essendo un file unico, anche dal punto di vista della portabilità del trasportare, trasferire anche via email o ad altre persone il file, è molto più semplice perché ho un file unico, gli do quello lì e sono a posto. Vediamo altre caratteristiche di confronto con lo shapefile. Allora, intanto,
il GeoPackage può immagazzinare più di 2 giga, mentre lo shapefile al massimo può avere una dimensione di 2 giga. Poi un'altra caratteristica è il fatto che mentre il GeoPackage supporta il formato data time, quindi posso impostare sia la data che l'orario, lo shapefile mi permette di utilizzare solo il formato della data e non dell'orario. Altre due caratteristiche: il nome dei campi. Ecco, per tante persone questo è molto importante, perché mentre lo shapefile il nome del campo posso avere fino a massimo di 10 caratteri, quindi tante volte per rappresentare il nome devo troncarlo utilizzando l'underscore e così via. Il nome dei campi invece all'interno del GeoPackage può avere caratteri fino a 255. Altra caratteristica: che il campo testo nello shapefile ha un massimo di 255 caratteri, mentre il campo testuale all'interno del GeoPackage può arrivare fino a 65.532 caratteri. Torniamo un attimo sul il primo punto della nostra slide. Quindi GeoPackage unico file, shapefile 7 di più file. Adesso andremo a caricare in QGIS i due formati. Ok, allora, prima carichiamo uno shapefile. Vedete, ho creato una cartella Comuni Italia dove all'interno ho il mio shapefile, che è formato in questo caso da 5 elementi. Vado a caricare l'SHP, lo trascino ed eccolo qua. Ho il mio shapefile Comuni Italia. Adesso lo tolgo pure. Andiamo a vedere adesso il GeoPackage. GeoPackage è questo formato qui, vedete, file rete idraulica GPKG. Io potrei trascinarlo tranquillamente e caricarmelo, però volevo farvi vedere le caratteristiche di questo file attraverso il browser di QGIS. Quindi io vado a identificare il mio GeoPackage, eccolo qui, rete idraulica, posso vedere all'interno cosa contiene. In questo caso contiene sia elementi vettoriali e anche un raster, in questo caso una mappa IGM. All'interno dell'elemento vettoriale vedete che ho sia elementi puntuali, tipo centrali, nodi, rete rigua, nodi, rete pluririgua, ho elementi lineari, quindi rete canali, rete rigua, pluririgua, ho anche un elemento poligonale. Addirittura potrei anche vedere all'interno i campi che contiene, ad esempio Comune Italia, o il campo FID, comune, provincia, regione, area, chilometri e così. Io posso trascinare completamente il file JPKG e scegliere qui cosa caricarmi, o se no posso tranquillamente trascinarmi il file, la feature, tipo voglio caricarmi l'IGM, il raster, ok, eccolo qua. In questo caso adesso andrò a dare un colore grigio, eccolo qua. Posso caricarmi i Comuni Italia qua, e posso caricarmi ad esempio la rete canali. Eccola. Quindi la comodità è proprio di poter all'interno di un unico file avere all'interno i vari elementi. E la caratteristica che vi accennavo prima del nome del campo lo possiamo notare bene sulla rete canali, perché se vi faccio vedere la tabella degli attributi noterete che qui i campi hanno una lunghezza maggiore di 10 caratteri. Ad esempio, località d'origine deve essere 15, tipo di utilizzo, comune origini e così via. Quindi questa è la caratteristica
a che va a vantaggio del GeoPackage a confronto del Shapefile, che come abbiamo visto prima aveva un massimo di 10 cavate. Ok, vi faccio vedere il caricamento diretto di tutto, quindi basta trascinare GeoPackage, carichiamo tutto e lui automaticamente crea un gruppo chiamato rete idraulica con tutti gli elementi che ci sono all'interno del GeoPackage. Un'ultima cosa, volevo farvi vedere il caricamento all'interno del GeoPackage di un elemento poligonale con applicato già uno suo stile. Per questo argomento andremo a fare un tutorial più avanti, per adesso vi faccio vedere proprio il caricamento per capire bene quindi la possibilità, la potenzialità che mi permette questa funzione. Ok, ho caricato un elemento poligonale chiamato Regione Veneta. Sapete anche voi, se questo fosse un elemento a sé stante shapefile o comunque un elemento senza lo stile, lui lo caricherebbe con un colore casuale e basta. Invece io posso applicare in questo caso a questo fichio poligonale sia una colorazione, una categorizzazione, o addirittura io posso anche applicare la vestizione con delle etichette. Infatti, se vado a caricare Regione Veneto, ecco qua, notate che all'interno ha già la sua categorizzazione da qua e ha già l'etichetta con il suo in questo caso il nome della provincia. Per cui capite bene che questa qua è una potenzialità enorme, il fatto di poter dare a una terza persona o di inviare un pacchetto, un GeoPackage, con all'interno già la vestizione e lo stile degli elementi, senza dover descrivere o spiegare come l'altra persona deve modificare o deve personalizzare le sue feature. Ok, siamo alla conclusione del video, spero che il tutorial sia stato di vostro interesse e vi aspetto per il prossimo tutorial relativo alla realizzazione e alla creazione di un nuovo GeoPackage. Alla prossima, ciao!